Un saluto a tutti da Snowkills e ben ritrovati nel secondo episodio di questa serie di Super Mario. Allora, ce l'avamo lasciati al completamento dei primi due livelli, il mini boss, ci eravamo presi la sorpresa dentro il pacco e quindi ci troviamo a dover completare il terzo livello del primo mondo. Let's go. Allora, che succede qui? Si parte. Questi qui sono abbastanza cattivi perché saltano. Oh, c'è anche la pianta. Un po' che vediamo un po' che succede. Lo premiamo. No, ci trasforma in gatto. Va bene, qui è più comodo perché è un livello che, come si è visto dell'anteprima, c'è un po' da scalare, diciamo. E aggrediamo anche un altro po'. Cosa succede? Niente di po'. Allora, andiamo di qua. Pianta, attacco fallito. Spacca tutto e si sblocca un tubo segreto. No, sto già per cadere di sotto. Stava già per andare storta la cosa. Premiamo la P. Oh, le monetine. Dobbiamo completarle nel tempo previsto. Non devono sparire. Oh oh. Non vorrei che quel ritardo. Ok, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Stavano per sparire, ma ci siamo riusciti in tempo per prendere la stellina. Allora, risbuchiamo da qua. Il timbrino, eccocelo qui che ce lo prendiamo. Continuiamo a salire. Scatola rossa. Oh oh. Attenzione. Brividi, brividi. Doppio po'. Questa ce la mettiamo da parte. Si sovrappone, ho scoperto anche questa cosa. Vediamo se su quest'albero c'è qualcosa di stratosferico, ma no. Un altro po'. Esploso. Uccidiamo anche questo nemico. Che non so come si chiamano sinceramente questi. Ah, le nuvolette ci si può passare attraverso. Interessante. Oh, al volo, al volissimo. Campanella, anche se già ce l'abbiamo, ci prendiamo 1000 punti. E qui c'è un albero. Saliamo su quest'albero. Qua, che ci sta? Che succede? Zampate e sale. Oh, una nuvoletta. Centriamo e un segretino. Allora, invulnerabilità. Accelerazione. Tempo. Accelerazione, tempo. Stella, ok, si va. Questo livello che non avevo mai fatto, quindi dove stiamo? Che è successo? Siamo. Ah, ok, siamo lì, qui praticamente sotto a dove siamo saliti prima. Prendiamoci anche questa pianta, adesso c'è la pianta gigante. Qui che dobbiamo fare? Come la prendiamo? Così, la colpiamo. Ah, vabbè, easy proprio. Ok, la facevo più difficile la questione. Ok, allora prendiamo le due queste piante, vediamo un attimino di salirci sopra se c'è qualcosa, anche perché sono altissime. Passiamo da una pianta all'altra e qui c'è un fungo. Ok, l'abbiamo preso. Poi. Ah, ok. Ah! Qui adesso praticamente dobbiamo saltarci da quest'albero per prendere il 10.000. Se non sbaglio, qui non c'è altro. E ci proviamo, dai, proviamoci. Perché se no è impossibile arrivare così in alto. Vediamo un po'. Ma per. Ah, ci si può arrampicare sul palo? Questa cosa non la sapevo, va bene. Forse abbiamo saltato una stella, non lo so. Forse sì, forse no, non lo so, può darsi. Come detto anche nel primo video, non sono qui per completarla al 100%. Magari poi ci torneremo in una parte del video. Ho preso due stelle,
Quindi ne manca una, chissà dove, non ci ho fatto caso, nel pezzo finale. Giocare insieme a loro, puoi collegare online con altre console. Divertirsi, porti un massimo di 4 giocatori. Per iniziare a giocare online, ah, si può giocare anche online con altri giocatori, non lo sapevo questa cosa, va bene. Poi comunque faremo anche una puntata speciale, la sto già preparando, giocheremo in 3 o in 4. Ah, ho saltato la prima stella. Scusate se ogni tanto sparisco, perché quando l'inquadratura è tanto verde, inizio a sparire come un fantasma. Abbiamo due livelli da scegliere, questo che ci porta in quella foresta o quest'altro. A questo punto io direi proviamo questo con l'acqua e vediamo un po'. Vediamo un po'. Vediamo il po'. Ok, e qui che succede? Devo salire a cavallo. Procedi verso il traguardo in groppa a Plessy. Accelero, rallenta inclinando le VTR verso l'alto, verso il basso. Per saltare premi B o giù. Se stai giocando con i tuoi amici e segui gli stessi comandi contemporaneamente, potrai affrontare meglio le curve e saltare. Ok, pronti, via. Ok, con questo salto, anche con quest'altro. Cerchiamo di prendere le monete. Il turbo. Ok. Stellina. E qui. Non si può volare, non si può saltare. Prendiamo il segreto qui, sotto. No, non era un segreto, era una banale scorciatoia che però non ti fa prendere. Ah, qui bisogna saltare sopra. Incredibile, veramente anche soltanto col muso basta per agganciare il nemico. Ok, si tratta di fare un po' di slalom adesso. Di qua. Derapata totale. Oh, non cadere! Ecco, lo sapevo che per prendere quel timbrino me ne sarei andato di sotto. Me lo sentivo, dovevo stringere di più la curva. Però abbiamo una bellezza di 11 vite, quindi si può rifare tranquillamente. Vai. Allora. Cerchietto. Cerchietto. Che ha proprio una bella derapata questa cosa qui. Lì la stellina l'abbiamo già presa. Qui. Ci prendiamo anche le monete rosse. No, non ci credo, ho saltato l'ultima. Soltanto io potevo fare una cosa del genere. Dovevo stringere di più. Devo saltare io? No, salto in automatico. Ok, discesa. Via, si vola. Allora, questa volta non mi faccio prendere la sprovvista. Però è proprio stretta quella curva lì, Non si può ruotare la visuale, quindi facciamo così. Là ce lo saltiamo. Ok, lì sotto c'è un'altra stellina. Oh, non l'ha presa. Come si fa? Devo saltare un po' di più avanti? Non lo so, non lo so. Comunque, bene, è così. Scendiamo. E siamo arrivati alla fine di questo livello. Qui abbiamo preso una sola stellina, mi pare. No, perché ho fatto questa cosa? Non so perché l'ho fatto, ragazzi. Fatto così, ho deciso che no, perché so perché in realtà non l'ho deciso, è che con tutti i Super Mario con RZ fai una specie di giravolta che allunga un pochettino il salto e quindi mi viene da fare questa cosa qui, che però qui non serve assolutamente, perché invece di fare quella specie di spin ti fa cadere col popo per terra, quindi completato così. A questo punto, visto che ci siamo con i tempi, ci siamo, direi di. Che cosa sblocca? Si può andare lì in quella grotta? Si può andare lì in quella grotta? Cosa c'è in quella grotta? Sono curioso, voglio andare a vedere.
Sono proprio curioso. Ho sbucato una slot. Qui stanno succedendo cose. Allora, intanto andiamoci a vedere un po' questa slot qui. Che cosa succede? Entra nella slot. Allora, colpisci i blocchi e cerca di ottenere immagini uguali. Puoi guadagnare fino a un massimo di 777 monete. Ogni 100 monete raccolte otterrai una vita. Allora, tac, ci prendiamo la campanella. Tac, tac, tac. No, questa che è difficilissima da identificare. No, infatti, perché non li vedo bene quelli rossi. Ok, no, vabbè, 2-2, dai. Ci sta. Ma me le dà, ok, non le devo raccattare io. 2 up. Va bene, poteva andare meglio, ma poteva andare anche peggio. Quindi va bene così. Ci siamo presi 2 up e torniamo di qua, perché io voglio assolutamente entrare in questo boschetto nascosto. Che cos'è? Ah, pacchettino. Io vado sempre con quello piccolo. Quello grande, quello piccolo, in realtà sono usciti un sacco di cose. Quindi direi di riprovare con quello piccolo. Questa volta vogliamo prendere quello grande. Magari è il contrario, questa volta da quello grande esce tutta quella roba. Vediamo. E infatti, infatti, un po' di psicologia. Ok, ci siamo, abbiamo anche il Mario Fire. Quindi direi che ci possiamo spaccare anche questo livello qui, il circo. Vai, a tutta. Mondo 1-5. Interruttori a go-go. Ah, interruttori a go-go. Ok, quindi immagino si debbano accendere tutti. Facciamo così. Perfetto. Le monetine. Va bene, andiamo di qua. Non si può ruotare la visuale. E che ci prendiamo? Ci prendiamo un altro di questi. Va bene, dai. Ah, ok. No, guarda, devo andare di qua. Ok, perfetto. Questo, questo e quest'altro. Benissimo, easy. Per ora è easy. Oh, oh, apine, andate via. Andate via. Perfetto. Andiamo queste monetine qui. E vediamo, saltiamo prima in questi qua, che c'è una stellina sopra. Allora, facciamo, saltiamo sui muri. Ci prendiamo la prima stella. Entriamo nel cubo magico. Cubo magico, dietro non c'è niente. Bandierina, bandierina. Ah, ok. Facciamo così. Facile, 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 facile. Facile, facile, senza problemi. Oddio, non è che ci sta qualcosa, tipo una stellina imboscata chissà dove. Qui non posso muovere la visuale, quindi ciò che si vede è ciò che c'è. Non c'è trucco, non c'è inganno. Qui invece forse il trucco c'è, perché posso andare di qua. Ah, perché appaiono monetine segrete. Va bene, niente di particolare. Qui invece niente. Io voglio entrare in questo cerchio, vediamo. La strada è questa qua. Ok. Vabbè, ce l'avevo già, quindi... Ops. Stavo per soccombere malamente. Invece no. O almeno non oggi. No, qui c'era sicuramente una stella. L'ho presa? No, non l'ho presa per pochissimo.
Ma dai. Non ci credo, soltanto quella stella ho mancato, non ho fatto proprio pure una frazione di secondo, non l'ho presa. Non ci sto a credere, veramente, non ci sto a credere. Non ci sto a credere. Vabbè, si può sempre riprendere rapidamente, quindi non fa niente. Facciamo così. Ho anche scampato la morte. Per pochissimo. Eh sì, ragazzi, ho saltato quella. Mannaggia. Ok. Ho preso tutto. Qui, ultime. Facciamoci portare di là. Ma mi dispiace che per pochissimo quella stella mi è rimasta proprio lì. Mi è rimasta lì. Facciamo così. Ok, 8K. E va bene, dai, si può riprendere, non è un problema, sappiamo che è lì. Se queste stelline. Un altro sticker sbloccato, la campanella. Ogni livello uno di quegli sticker, quindi ci sono un bel po' di livelli da fare. Non possiamo a questo punto non andare nel segreto di Todd qui. Prima del prossimo video che ci... Oh, ma quante stelle ci stanno qua? Non è possibile. Ma allora questo deve essere una roba più complessa di quello che sembra. E allora lasciamola così, ragazzi. In suspense. In suspense la vedremo nel terzo episodio, cioè nel prossimo video. E che altro dire, ragazzi? Lasciate un bel mi piace se il video vi è piaciuto, un non mi piace se non vi è piaciuto, ma non vedo come possa non piacervi questo video, anche perché questo gioco è bellissimo, quindi lasciate un bel mi piace o un commento, fatemi sapere che cosa ne pensate e non c'è altro. Io vi saluto e ci vediamo come sempre nel prossimo video.